Siamo col dottor Stefano Mirenghi, vicepresidente Andi, addetto ai rapporti con le regioni, al quale chiediamo quali saranno gli obiettivi del Consiglio delle Regioni. Il Consiglio delle Regioni è un'entità nuova che è stata creata dall'ultima revisione di Statuto Regolamento Andi, che è entrata in vigore, diciamo, a partire dall'autunno scorso. Questo nuovo organismo avrà delle funzioni molto molto importanti, io penso, e sarà da collante tra quello che è l'esecutivo nazionale e quelle che sono le esigenze della periferia, soprattutto della periferia intesa a livello regionale. Quindi fondamentalmente avrà il compito di dare delle indicazioni su quelle che sono della legislatura, va bene, che avviene a livello regionale. Quindi sarà un punto di confronto tra quelli che saranno la sanità a livello regionale, tra quelle che saranno iniziative economiche e sociali a livello regionale, e quindi su questi diversi regimi che si potranno instaurare nelle varie regioni, data la loro autonomia che hanno a livello legislativo, dovremmo noi con questo tipo di organo confrontarci in modo che quelle che sono le esperienze di una regione possano essere il punto di partenza per un confronto anche in quelle regioni che sono magari più indietro in quella determinata attività legislativa. Altri compiti importanti saranno poi anche quelli di sentire quelle che sono le esigenze periferiche della nostra associazione, perché la nostra diciamo, Italia ha la peculiarità di essere una nazione che è molto lunga e stretta. Per cui abbiamo delle realtà che possono essere molto diverse tra quelle che possiamo avere ad esempio nel Veneto come quelle che possono essere nella Sicilia, diverse dal punto di vista sociale, economico e non soltanto sanitario, e quindi il nostro compito di questo tipo di consiglio sarà anche quello, non soltanto dal punto di vista legislativo e amministrativo, ma anche quello di sentire quali sono le esigenze territoriali degli associati, riportarle a livello di quello che è l'esecutivo nazionale e fare in modo che possano essere previste delle progettualità che si possano dedicare specificatamente in quelle realtà. Diciamo che questi saranno i compiti che prevediamo inizialmente, potranno essere ampliati proprio dal confronto con le regioni, visto che è stato creato questo grosso contenitore, questa grossa scatola che è il Consiglio delle Regioni. Poco alla volta vedremo di arricchirlo di nuovi contenuti che siano rispondono alle esigenze della nostra associazione.